Buongiorno a tutti, un saluto da Riccardo Zago del sito investire.biz. Luca ha appena pubblicato il webinar di ieri, un webinar veramente molto, molto interessante che tratta gli oscillatori ed indicatori dell'analisi tecnica, quindi potete venire a guardarlo e anche poi scrivere nei commenti che cosa ne pensate. Andiamo a vedere il calendario economico molto velocemente. Oggi c'è qualche dato interessante in America, ore 14:30, quindi Stati Uniti, PIL, alle 16 vendite di nuove abitazioni e alle 16:30 scorte di petrolio greggio che seguiremo in diretta. Al Trading Live, o comunque andremo poi a commentare il petrolio alle ore 16. Eccoci qui, quindi vi aspetto numerosi come sempre. Vedremo se si potrà fare anche un po' di scalping. Continuiamo perché dopo abbiamo anche il discorso del presidente della Fed Powell alle ore 18, quindi in America giornata abbastanza movimentata. Andiamo ora ad aggiornare qualche strumento, a commentare. Eccoci qui, prima di iniziare voglio anche dirvi che, guardate qui sulla sinistra, sono stati aggiunti veramente, veramente tantissimi cambi forex, metalli preziosi, ecco che, e quindi stanno arrivando pian piano tutti gli strumenti su Kimura e insomma ne arriveranno moltissimi. Andiamo invece ora a commentare USD CAD in primis, che sta raggiungendo una zona veramente molto importante di resistenze, tutta la zona che va da 1.3355 a 1.3385, un bellissimo livello per mettersi short, però devo dire che bisognerà fare molta attenzione. Bisognerà fare molta attenzione perché tutti i trader continuano ad essere posizionati al ribasso. Vi ricordo che c'è il 90% delle persone che dei trader che sono posizionati al ribasso ormai dal livello di 1.3, quindi guardate quanta strada ha fatto USD CAD. Adesso siamo a 1.3320. Secondo me questo sì è un livello tecnico molto interessante. Magari si può provare un rimbalzo, si può cercare un rimbalzo con la chiusura al di sopra dei massimi di periodo. Andiamo avanti, parliamo di USD Yen. Non è un'operazione questa che mi è andata bene perché l'ho chiusa, anche se con uno stop veramente molto 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 stretto. Avevo detto che se il prezzo avesse chiuso al di sopra del livello di 113,60-65 avrei chiuso la posizione. Ieri il prezzo ha chiuso a 113,83. Anzi no, scusate, ho detto una fesseria, andiamo a vederlo. Ieri il prezzo ha chiuso a 113,76 e quindi ho chiuso la mia posizione. Ora io qui vedo sicuramente un arrivo in area 114-114,20, ma anche secondo me questo strumento può arrivare anche in area 114,52, livelli già più interessanti per provare degli short. Guardate anche qui il sentiment come è pronunciato, 85% dei trader sono posizionati al ribasso. Continuiamo, euro dollaro. Ieri continua ad apprezzarsi il dollaro anche nei confronti dell'euro. Ogni ritracciamento su time frame inferiori è ottimo per posizionarsi al ribasso, almeno fino al minimo posizionato qui in area 1.12 e 13. Attenzione anche ad Audi USD, perché candela di ieri ad alta volatilità, ombre molto molto ampie, corpo stretto. Attenzione al minimo e al massimo della candela di ieri, potrebbero dare buoni spunti. Io continuo a rimanere posizionato al rialzo ancora per qualche giorno e poi valuterò, insomma, perché già la rottura del minimo della candela di ieri potrebbe aprire ulteriori spazi anche più sotto di 0.7180, che è il mio stop finale. Ragazzi, ho concluso, abbiamo molte altre cose da vedere, le vedremo oggi al Trading Live delle ore 16. Buona giornata e buon trading a tutti.